Teresa, voi continuate ancora a chiamarvi barone, vi prego, desistete. Ma come tra poco sarò qui a chiedere ufficialmente la mano di vostra nipote Claretta per mio nipote Riccardo e voi continuate ancora a chiamarvi barone. Capito, lui porta il titolo e lei il mio di del padre. Desistete da chiamarmi barone. Ma non desisto. Desisti. Barone, come desisti? Ma l'avete visto bene, l'avete osservato bene, tutto rattoppato, pezzo scalcagnato. L'altra settimana è venuto in negozio da me, l'ho scambiato per un mendicante e stavo per dargli 100.000. No. E lui stava per prenderlo. No. E spero che molto presto anche tu potrai essere chiamata baronessa. Dio volesse! E qua giusto a dire ci vuole, guarda, veramente. E qua poi mio nipote! Riccardo Mesti, foga sfogacciato! Principe di Corinto, signore del Bosforo, barone di Castelfusino. E la dote chi la porta, Claretta o Riccardo? Claretta. E che dote? Quando pensa alla madre piange sempre, sì. Tre giorni prima di morire mi scrisse una lettera tanto commovente. Era buona la mamma, sì. Una lettera che porto sempre con me. Non ascoltare mai questa lettera, malattia. Eccola! Edoardo Bassi, dei baroni Mesti di Castelfusino, dopo di aver ottenuto la mano di vostra figlia Claretta per suo nipote Riccardo, ha l'onore di chiedere per sé la mano di vostra cognata, la signorina Teresina. È un po' matura, sì, ma... E che matura, signor Gaetano? Quella è fragile, proprio. Solo saremo sposati. Allora, tutto prenderete da me, ma ora no. È così, ma io tutto non lo voglio, sai? Teresina porta una dote di 100 milioni fra contanti e immobili. Ma guardate che se Teresina non portava i 100 milioni di dote, i manga morto saliva qua su, sia chiaro, eh? Dunque, io potrò sposare la zietta, caro Riccardo, che è la cosa brutta là, solo quando dall'unione tra te e la signorina Claretta nascerà il primo bebè. Ma che si azzecca l'orto col giardino, che dice? Mo te lo spiego, perché i maschietti li troveremo dentro i cavolfiori. C'è gente che un titolo nobiliare lo pagherebbe tesori. Ma che scherziamo? Se tu veramente conoscessi il tuo dovere, sapresti come rendere felice la donna che hai sposato. Ma la baronessa è felicissima, perché non dovrebbe esserlo? Che cosa le manca? Che le manca, vediamo se la mia caduta le manca. Io la venere la rispetto come nel desiderio di mia madre. Tua madre? Tua madre, che Dio l'abbia in gloria, tua madre. In paradiso la mamma. La mamma si è sistemata, ma non vorrei sistemare pure io.